Ilaria D'Alessio, retromarcia su Anna Tatangelo, sono solo una figlia innamorata, ma il fratello Claudio, nei giorni scorsi, le durissime accuse. Ora la A, mezza, marcia indietro. Anche perché l'altro figlio del cantante non le manda a dire nemmeno lui, Ilaria D'Alessio fa retromarcia. Dopo le accuse violentissime lanciate contro Anna Tatangelo, la figlia di Gigi D'Alessio ha deciso di aggiustare il tiro. Anche se il fratello Claudio rilancia, è lei, mezza, retromarcia, così Ilaria D'Alessio torna sulle parole, durissime, che nei giorni scorsi aveva rivolto ad Anna Tatangelo, ormai ex compagna del padre Gigi. Allora aveva definito Anna, cattiva come un diavolo. Ora, invece, Ilaria D'Alessio si dice dispiaciuta, la mia reazione è stata quella di una figlia innamorata davvero del proprio padre. Mi dispiace di aver alzato un polverone immenso e aver utilizzato termini molto poco carini, sono questioni comuni a tante famiglie. E le bassezze uniche, di cui Ilaria D'Alessio aveva accusato Anna Tatangelo, sono solo un ricordo, ma l'altro figlio Claudio, insomma, ora si tende a minimizzare. Anche se l'altro figlio di Gigi D'Alessio, Claudio, non sembra voler fare troppi passi indietro, molte volte la rabbia fa dire cose alle persone che non pensano realmente, o quantomeno fa sì che accentui notevolmente il proprio pensiero. Con questo mi riferisco a mia sorella e ad Anna, scrive sui social. Per poi prendersela coi media, che secondo lui hanno trasformato in una soap opera italiana la fine dell'amore tra suo padre e Anna Tatangelo. Il rancore distrugge solo, continua Claudio D'Alessio. Spero che il tempo possa calmare gli animi di tutti, ma soprattutto quello di mio padre, il quale non merita di essere coinvolto ancora una volta in una bufera mediatica legata alla sua vita privata.